L'uscita della H64 di Apache è imminente. Chissà se mentre vedi questo video, beh, non sia già uscito questo elicottero così atteso dalla comunità di Digital Combat Simulator. Con questo video faremo una rapida cronostoria di tutto lo sviluppo di questo progetto, di questo AH-64D Apache, dal momento in cui è stato annunciato per la prima volta fino a oggi, marzo 2022. In pratica ripercorreremo tutte le tappe e anche i due slittamenti che questo progetto ha subito. E alla fine del video faremo anche due o tre considerazioni finali per tirare un pochino le somme su questo Apache. Tutto questo, come sempre, lo vedremo subito dopo la sigla. Buongiorno pilota o buonasera pilota, a seconda di quando vedi questo video. Io sono Lorenzo e benvenuto in un nuovo Air Café, in questa rubrica che tratta di argomenti aeronautici e di focus sui nostri simulatori di volo preferiti. Oggi, come ti ho detto precedentemente, parliamo di tutta la storia dello sviluppo dell'H64D Apache per Digital Combat Simulator. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo se non lo hai ancora fatto di lasciare un mi piace, di iscriverti al canale spuntando anche sulla campanellina, eventualmente di supportare il canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione, oppure, come hanno fatto altri, ad abbonarti a questo canale appunto per supportare questo mio progetto qui su YouTube. Ti invito anche a iscriverti al canale Telegram, dove ogni mattina pubblico novità e curiosità riguardo alla simulazione di volo e perché no, anche iscriverti anche ai social Facebook e Instagram di Loreir. Oggi vedremo appunto la cronostoria delle notizie riguardanti la H64D fino ad oggi, 14 marzo 2021. Sono ben 22 i video rilasciati dalla Eagle Dynamics in modo ufficiale che riguardano lo sviluppo di questo elicottero. Ci sono tutorial, ci sono addirittura manuali direttamente sul sito ufficiale della Eagle Dynamics. Ripercorriamo oggi la storia di questo progetto fin da quando è stata data la prima notizia dello sviluppo fino al 13 marzo 2022. La storia di questo sviluppo è stata molto travagliata. Pensate che ci sono stati addirittura due slittamenti della data di uscita di questo elicottero. La comunità ha reagito in diversi modi. C'è chi è stato un po' basito, chi si è proprio arrabbiato per lo slittamento e chi invece ha visto in questi slittamenti, beh, delle opportunità per avere un elicottero più sviluppato, più accurato e più dettagliato. Ho fatto una piccola ricerca su queste tappe che hanno portato ad oggi e alla probabile data di rilascio proprio in questi giorni, perché, come ti ho detto, è imminente l'uscita del AH-64D. Pensate che su Steam la data di rilascio è prevista per il 31 marzo, ma è possibile che esca assolutamente prima. Ti invito anche a lasciare un commento riguardo appunto quello che dirò dopo, perché mi interessa il tuo parere su tutta questa vicenda. Ma adesso ripercorriamo le tappe una ad una. La prima notizia riguardante l'uscita e lo sviluppo dell'H64D Apache risale al 18 dicembre 2022, quando esce un video che lascia tutti basiti. Questo.
del 20 febbraio 2021, in pieno lockdown, che la Eagle Dynamics rilascia la prima notizia ufficiale sullo sviluppo dell'elicottero Apache. Inutile dire che tutti quanti avevamo già visto il video di prima e che attendevamo con trepidazione appunto una notizia ufficiale, e finalmente l'abbiamo avuta. Il 4 giugno 2021 il sito della Eagle Dynamics pubblica la notizia che verso la fine dell'estate avrebbe rilasciato il pre-order, dove tutti potevano fare il pre-acquisto del modulo per poi avere soldi per lo sviluppo del modulo stesso. Il 20 agosto 2021 ecco un'altra notizia per quanto riguarda l'elicottero. Eagle Dynamics ci dà appunto notizia sulla renderizzazione del modello esterno, il cockpit, alcuni sistemi difensivi e anche le comunicazioni radio vengono implementate in questa fase dello sviluppo. Il 13 settembre 2021 faccio personalmente un salottino aeronautico per capire come la community stava reagendo appunto alla notizia dell'Apache H64D e se i piloti virtuali avrebbero gradito finalmente un elicottero che si contrapponeva direttamente al K50. Inutile dire che i ragazzi erano veramente entusiasti e tutti attendevano con trepidazione appunto questo pre-order. Finalmente l'8 ottobre 2021, al prezzo di €55,99, esce il pre-order della H64D e molti piloti virtuali si precipitano appunto ad acquistare il modulo. Il 10 novembre 2021 Eagle Dynamics ci dice ufficialmente che per dicembre 2021 avremmo sui nostri schermi il famoso elicottero Apache, ma vedremo che non è così. Infatti il 25 novembre 2021, Eagle Dynamics annuncia lo slittamento dell'uscita dell'Apache. La community ci rimane veramente male, ma capisce che eventuali problemi dovuti al Covid hanno reso lo sviluppo difficile e complicato. Si parla di una probabile uscita per il 25 gennaio 2022. E tutti lo attendono con trepidazione. Il 10 dicembre 2021 Eagle Dynamics rilancia il pre-order e dà la possibilità a chiunque acquisti in questo momento la Apache di avere più miglia per i prossimi acquisti all'interno dello store ufficiale dell'Eagle Dynamics. Arriviamo al 21 gennaio 2022. Di nuovo una brutta notizia per noi amanti della simulazione di volo. Eagle Dynamics annuncia nuovamente lo slittamento di nuovo dell'uscita della Apache. No! 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 E questa volta si parla per la fine del primo quarto del 2022, quindi tutto ci fa presagire a un'uscita per marzo 2022. Praticamente adesso. La notizia divide la comunità in due parti. Una parte della community comincia a dire che Eagle Dynamics è poco seria, che non è possibile avere di nuovo uno slittamento, e un'altra parte, consapevole della terza variante del Covid, dice che vista l'epidemia travolgente era un po' da aspettarcelo. Arriviamo appunto a marzo 2022 e facciamo un po' di considerazioni su tutto quello che è successo. Quali sono i lati positivi di questi slittamenti e come sta prendendo la community l'uscita imminente della H64D?
È positivo che Eagle Dynamics abbia posticipato per ben due volte l'uscita dell'H64D. Questo perché ci fa presagire che ci voglia dare un modulo completo e che quindi sia già possibile utilizzarlo al meglio, non come avvenne per l'F16 qualche anno fa. Sicuramente la pandemia ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo di questo elicottero, perché ha dato rallentamenti grossi non soltanto alle Eagle Dynamics ma a tantissime aziende. Su DCS avremo finalmente un elicottero che si contrappone al K50 e che lo fa da degno avversario, ampliando anche tutte le possibilità di missioni e di campagne presenti e future su Visual Combat Simulator. La H64D ha permesso anche il rilancio di altri velivoli e di altri elicotteri come il Mi-24P e anche l'OH-58D, che è di prossima uscita, o meglio è in fase di sviluppo in questo momento. Sul sito ufficiale di Eagle Dynamics abbiamo già il manuale dell'Apache e questo ci permette già di conoscerlo un po', di sapere in che cosa ci stiamo per imbarcare, e questo ci fa anche piacere perché è un'ulteriore conferma che presto lo vedremo sui nostri schermi. Sì, è vero, gli slittamenti hanno portato a tantissime critiche su Eagle Dynamics, però è anche vero che questo dimostra, come dicevo prima, molta serietà da parte degli sviluppatori, perché ci vogliono dare un modulo che di per sé non è così semplice da sviluppare. Sappiamo che l'elettronica dei sistemi di bordo dell'Apache non è così semplice, non è così immediata. Inoltre sarà un modulo multicrew, cosa che ci fa molto piacere, anche perché questo elicottero è nato proprio come un elicottero utilizzabile da due persone e quindi lo sviluppo è tutt'altro che semplice. Bene, tu che cosa ne pensi riguardo a tutte le cose che ho detto? Lasciami qui un commento in modo che ne possiamo parlare insieme attraverso appunto quello che tu mi scrivi direttamente qui sotto. Bene, ti invito a lasciare un mi piace, a iscriverti al canale spuntando anche sulla campanellina, ad abbonarti al canale per supportarlo direttamente oppure a supportare il canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione. Anche per oggi è tutto, Happy Landings by E-Lair. Ciao, alla prossima!